Buonasera a tutti e benvenuti alla terza puntata della rubrica Le interviste possibili, possibili interviste. Questa sera abbiamo qui con noi un uomo che dà lustro a quello che è il club, un uomo che per quasi 60 anni ha dato lustro anche alla mia vita, perché vi posso presentare con orgoglio mio fratello, che fa parte del consiglio del Maremma Subbuteo, Antonio Grassini. Buonasera a tutti, buonasera. Bell'uomo. Antonio, il club è fermo, stiamo facendo il tesseramento per l'anno nuovo, ci sono riscontri positivi e qualche riscontro negativo. Ti chiedo un messaggio per chi ancora non è sicuro di rinnovare questa tessera. Il messaggio è questo: mettetevi nei panni di quelli che non trovano più trans alla zona industriale. Ecco, i trans torneranno, perché se andate su Bacheca Incontri e Follonia Trasgressiva non c'è più un trans. E come torneranno i trans, tornerà il subbuteo. Quindi è come se pagaste a... come si chiama? Cioè una quota in bianco per prenotare un trans, pagando l'iscrizione diamo futuro alla nostra società. L'assonanza con i trans è veramente, veramente riuscita. C'è una tale Nadia che ci ha scritto praticamente dalla provincia di Rovigo, che ci dice: Antonio, passi sempre con il treno qui da me ma non ti fermi mai. Cosa diciamo a Nadia? Che si deve lavare di più, perché il puzzo di cipolla si sente anche dal treno, quindi deve fare dei bidet, diciamo, igienizzanti. Forma, l'uomo scoppiettante, porca miseria. Facciamo un'altra domanda, questa volta tecnica. Tutti sanno il tuo livello di gioco, che non è eccelso, non è a livelli mediocri come quello di Giulio Bichisecchi, che l'altro giorno è stato qui con noi, ma si avvicina molto. Sei stato un paio di volte tentato di abbandonare la Lega inglese, ma ci hai sempre ripensato. Allora, alla ripartenza, pensi di migliorare, di allenarti di più? Come vedi il tuo futuro da subbuteista all'interno del club? Lo vedo come un facchino delle grandi manifestazioni che organizzeremo, nel senso montare i tavoli, caricare il camioncino. E poi starò con gioia insieme agli amici per giocare nel miglior modo possibile. Io ci commuovo anche con lui, ragazzi, è incredibile. Ora stiamo per chiudere, perché le nostre interviste sono abbastanza veloci. I soliti tre nomi di questo club, dando una leggerissima spiegazione, a cui ti senti, diciamo, più vicino, più rappresentato, coloro che ti danno quella sensazione di coinvolgimento e anche arrapamento, volendo. Allora, chiaramente il presidente Marco Grassini mi dà quella sensazione di continuità e sicurezza, e non mi fa sentire abbandonato. Un'altra persona che è qui presente, che ringrazio, il vicepresidente Andrea, anche lui nei momenti di depressione mi ha aiutato, a dicendo anche bugie, no, ma si è migliorato a giocare, insomma, però è riuscito a tirarmi su di me. È un noto bugiardo. Il terzo personaggio, chi può essere? Johnny Vecchiarelli, che mi sta simpatico. E con questo nome di questo uomo con questa testa lucida, che è Johnny Vecchiarelli, che chissà, magari nelle prossime puntate non verrà ospite, chiudiamo la nostra puntata. Ringrazio Antonio di essersi reso partecipe di questa stronzata. E viva trans. Alla prossima e viva i trans. You're the best, forget the rest, tomorrow.